Il primo ospite della serata è Marco Amato, Zughi, Zughi per gli amici, che ci propone un talk su etica digitale, istruzioni e distopie ai tempi del Covid-19. Avrete sicuramente già letto l'abstract. E per di più lui è socio di un'associazione che si chiama Etica Digitale, ci racconterà poi nel dettaglio che cos'è questa associazione e cosa fa. E, quindi Marco, a te la parola. Ok, posso andare? Via. Allora, intanto specifico una cosa, non siamo ancora un'associazione, quindi non firmiamo carte e quant'altro, siamo attualmente un gruppo di ragazzi, al massimo possiamo usare la parola collettivo, ecco, e ragazze, che e ci occupiamo di divulgare questi temi. Comunque, aperta e chiusa parentesi, mi chiamo Marco, appunto. E il titolo di questa presentazione cioè è preso da un articolo scritto da noi, eticadigitale.org, che, scusate, inizia bene, tratta appunto di questi temi, di come la scuola in questo periodo sia andata molto in basso. Qui si parla di rispettare le persone, non solo gli studenti, ma anche gli insegnanti. Distopia non l'abbiamo usata come bait, come direbbero oggi, ma perché pensiamo davvero che la situazione sia allarmante. Non lo pensiamo solo noi, citeremo anche il garante, nel corso della presentazione, e quindi direi di iniziare. La prima parte l'abbiamo chiamata come fare il danno. Perché? Allora, se c'è una cosa che abbiamo visto col Covid è che il Covid-19 ha cambiato le circostanze, quello che chiamano new normal, nuova normalità. La sanità è cambiata, l'aspetto sociale è cambiato, non so quante cose davvero siano rimaste propriamente le stesse. E questo magari è un approccio un po' psicologico, però se c'è una cosa che si insegna è che non possiamo sempre controllare ciò che succede al di fuori di noi, quindi le circostanze, e il Covid è un esempio pratico perché io singolo non posso fermare così dal nulla una pandemia. Quindi cosa succede quando cambiano le circostanze normalmente? Si consiglia di cambiare approccio, non puoi cambiare l'esterno, bene, cambiamo un attimo come reagisco io internamente e magari vedo cosa posso effettivamente fare. Quello che invece vuole dimostrare questa presentazione è come, tristemente, la scuola, ma anche l'università, non abbia capito questo discorso, ma abbia anzi mantenuto lo stesso approccio. Nell'articolo facevamo un esempio alquanto semplice per spiegare questa cosa. Mettiamo che siamo, non so, degli abitanti della Groenlandia, abbiamo vissuto, siamo nati, magari viviamo da 20 anni in Groenlandia, quindi siamo abituati al freddo gelido. E un giorno, per un motivo, non lo so, inaspettato nella vita, dobbiamo trasferirci in Sudafrica. Noi siamo abituati a tutti i vestiti pesanti, al che arriviamo in Sudafrica, le temperature si alzano tantissimo e non possiamo più usare lo stesso approccio, appunto. Ci ritroviamo davanti a due scelte. La prima ci dice, guarda, puoi effettivamente costruire dei marchingegni altamente tecnologici che abbassino drasticamente le temperature del Sudafrica, che causeranno un sacco di danni ambientali ad altre nazioni e sul lungo corso anche a te stesso e alle future generazioni. Questo in verità è un tema molto attuale, tra l'altro. Oppure, beh, ti metti dei vestiti più leggeri. Penso che qualsiasi persona con un po' di senno decida di mettersi dei vestiti più leggeri, quindi cambia l'approccio alla situazione. Ecco, la scuola non l'ha fatto, la scuola ha deciso di costruire questi super sistemi di irrigazione di gelo, che tra l'altro è una cosa che hanno davvero provato a fare con l'Artico al Polo Nord, ora non voglio fare una digressione enorme, ma ok. Quindi cosa è successo? Molto terra terra. Hanno detto, ok, guarda, c'è l'azienda X può essere Google, Microsoft, Zoom, batte la pesca letteralmente. Che ti dice, noi ti diamo un pacchetto di programmi gratuiti, che poi non è sempre gratuito perché soprattutto le grandi università e le grandi scuole hanno pagato dei soldi per avere, diciamo, i pacchetti pro, quelli più avanzati che ti permettono di gestire di più questa cosa, e
si pensa che questi programmi siano gratuiti, che ci vengano in soccorso come se fossero delle aziende di volontariato, ma non è così. La moneta che si paga, al di fuori di magari i soldi che gli hanno effettivamente dato, è quello invisibile della privacy. Quella cosa di cui non ci si rende proprio conto, perché non è come una banconota che hai in mano e quando non c'è lo noti. Eppure quello che si è fatto è stato mettere la privacy di queste persone, non solo gli studenti e le studentesse, ma anche gli insegnanti, alla mercé di grosse agenzie pubblicitarie che hanno in alcuni casi poteri che equivalgono ormai a quelle di internazioni. Provate a toccare un prodotto Google da mattina alla sera, e se considerate che anche Android, quindi i cellulari, sono in mano a Google, auguri. Davvero, vi faccio i miei complimenti se ce la fate. Zoom, tra l'altro, è stato in mezzo a diversi scandali in questi mesi, perché sia a livello etico, sia a livello di sicurezza, sia a livello di privacy, che non sempre questi due termini coincidono. Sono stati scandali molto gravi. Abbiamo avuto a livello etico, per esempio, c'è stata questa veglia su Zoom di piazza Tiananmen 1989, quando essenzialmente la Cina investì della gente con i carri armati per far fermare le proteste studentesche, e sono stati banditi queste persone, di cui alcuni residevano negli Stati Uniti, tra l'altro, così. E poi Zoom si è scusato perché magia. Ah no, effettivamente non c'è una legge in Cina che proibisce di fare queste cose. Oppure anche il fatto che la crittografia di cui tanto parlavano non era proprio quella che si intende su WhatsApp o su, non lo so, Signal. Era qualcosa di un po' più subdolo, quindi stavano anche facendo, come si dice, ora non viene il termine fantastico, comunque pubblicità ingannevole. Hanno rischiato una causa, per dire, e tante altre cose che ora non sto qui a elencare, se volete sono spiegate nell'articolo. Quindi è un'azienda che corre ai ripari solo una volta che il danno è fatto, o meglio che qualcuno trova il danno, e quando la notizia non riesce più a contenerla, allora metti la toppa. No, ma noi non volevamo. Ma non funziona propriamente così, non guadagni di certo la fiducia della gente. Proviamo tre esempi. Questo è un PDF dell'Università di Roma, la Sapienza, specifico, che poi verrà pubblicato sul nostro GitLab, appunto per conoscenza libera e quant'altro, una scaletta. Mi sono scordato una M qui al centro, scusate, non so perché l'abbia messa. E abbiamo anche fatto le copie su archive.org nel caso questi PDF decidessero di sparire magicamente. Cosa dice? Dice che gli studenti devono esibire dei documenti, il documento di identità, l'eventuale smartphone, bla bla bla, poi agli insegnanti. E il problema è che questi documenti vengono mostrati tramite, non so, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams, per esempio, se non Zoom stesso. In questo caso parliamo di Meet con la Sapienza. Ok, chi mi garantisce, la domanda essenziale è questa, chi mi garantisce che Google Meet non vada a prendere, o Microsoft Teams o quello che volete, non vada a prendere questi documenti e poi li usi per, non so, mandare l'annuncio pubblicitario tale e tale alla persona in questione? Non ve lo posso dire, diventerebbe pura speculazione, perché questo codice non è a sorgente aperto, non è codice aperto, non è un codice consultabile. Quindi l'azienda dice, ok, guarda, fidati di me, io non faccio niente di male, ciao, tanti saluti. E questo non va bene, ci torneremo un attimo. Secondo caso, più grave, questa è della Statale di Milano, sempre università, e come potete vedere dice che saranno registrate dal sistema di proctoring, non so davvero, comunque mi ricordo la parola proctologo, non è fantastico come cosa, che è un sistema di tutoraggio, insomma, tutte le informazioni relative alle seguenti periferiche, tra le quali troviamo i movimenti della testa, i movimenti degli occhi e i movimenti della bocca delle persone. Questo perché? Perché se la situazione prima era che se tu dovevi fare un esame, allora venivi osservato dal professore, ora non cambiamo l'approccio, teniamo il medesimo approccio e facciamo in modo che a distanza, tramite dei software specifici, di cui solo uno tra una sfilza di 8-9 software è a codice aperto, e parliamo del SafeX Sun Browser, ti monitori lo studente per conto tuo, mettendo poi a repentaglio il diritto alla privacy. E niente,
Così le cose succedono. C'è stato un articolo di Vice che spiegava questo nel dettaglio, che ha contattato varie scuole e università. Se volete leggerlo, sarà anche quello nella scaletta. Anche il CISIA, che è colui, è quell'organo che si occupa degli esami, scusatemi, dei test d'ingresso universitari, voleva che la gente usasse Zoom sul computer, no? Tipo io ho Zoom sullo schermo, condivido lo schermo, condivido la webcam e metto al tempo stesso Zoom sul cellulare che sta dietro alla mia capoccia, in modo che si assicuri che io non stia copiando. Intanto richiede un sacco di connessione e non molta gente se la può permettere. Se voi abitate, non so, in campagna, in montagna, magari anche in collina, comunque fuori dai grandi centri abitati, velocità in upload come 1,5 megabit non le raggiungete neanche a pregare in aramaico. Quindi c'è anche uno sbarramento economico, uno sbarramento geografico. Tutte queste cose succedono perché non si vuole ammettere che l'approccio è cambiato. Sto cercando di correre un po', scusate perché vorrei rientrare nei tempi. Dopo i sistemi di monitoraggio tipo quello della statale, che usa Proctorio, si chiama, questo invece deriva dall'Università di Padova, che dice, si segnala che la prova verrà videoregistrata per un massimo di 14 giorni, però il candidato e la candidata eventualmente non è autorizzato a registrare la prova in nessuna forma. Da quando in qua c'è bisogno, e questo lo chiedo proprio perché non lo so, di registrare un esame e tenerlo lì per eventualmente 14 giorni, in modo che, non so, possano assicurarsi che qualcuno non abbia copiato. Allora, non so, mettiamo delle belle telecamere in tutte le aule scolastiche universitarie per assicurarci la stessa cosa. È un ragionamento stupido, è un ragionamento dispendioso e che va contro ai diritti di queste persone. Perché dobbiamo registrare degli esami fino a un massimo di 14 giorni? L'hai fatto? Fine. Cioè, no, questa è sorveglianza, cioè senza girarci molto attorno. Cosa succede? Succede che nel 2019, facciamo un attimo un salto all'indietro, la Germania decide di bandire Microsoft Office 365, ovvero tradotto Word, Excel, PowerPoint, queste cose qui, dalle scuole, perché la considerano una minaccia, diciamo, per la privacy degli studenti. E il 24 giugno, quindi cosa? 2 settimane fa, tipo oggi è il 9, ok? 2020, c'è questa lettera del professor Meo, indirizzata alla ministra dell'istruzione, Azzolina, che dice, guarda, guardi, dovremmo adottare il software libero, quindi quel software che ti dice io funziono così. E se non vuoi credermi, guarda il codice, fallo vedere a qualcuno che ne capisce di queste cose, fidare di me. Adattiamo il software nelle scuole in modo che la privacy dei nostri studenti sia preservata e al tempo stesso possiamo effettivamente fare queste lezioni. Prendiamo due piccioni con una fava. Cosa succede il giorno dopo, 25 giugno? 30.000 caselle email della scuola italiana passano a Microsoft. È tipo la beffa, ma proprio quella sberla in faccia potentissima della serie. Sì, ok, belle parole, ciao, noi ci abbiamo il contratto. E uno dice, vabbè, è Microsoft, non è Zoom, non è, non so, un'azienda cinese, parliamo anche di quello. 6 luglio, 3 giorni fa, supervisore europeo considera Microsoft una minaccia per la privacy. Un anno fa la Germania faceva un passo indietro verso queste cose, noi dopo un anno non abbiamo imparato apparentemente niente, mettendo a rischio appunto le persone. E vorrei concludere, sono 8 minuti circa, cercando di approfondire il perché si è arrivati a questo e parto con una frase di Soro, ora non ve la leggerò tutta, di un podcast che è avvenuto ieri, tra l'altro. Soro, per chi non lo sapesse, è il garante, è il presidente, è il garante della privacy. E Soro dice che nella dimensione digitale i diritti dei cittadini vanno garantiti esattamente come avviene nella dimensione offline. E dice che lui sente dire da persone che praticamente la tecnologia è indispensabile al giorno d'oggi. E dato che quindi è indispensabile,
Allora va bene fare il controllo più pervasivo del cittadino perché questo ci dà più efficienza. Ora mi piace molto il suo commento, ciò che segue dopo, perché non c'è girato intorno, proprio l'ha piantata nei denti a chiunque stesse ascoltando, fa, non ci dà più efficienza, ci porta in Cina, cioè punto. Ok, va bene. Fa in un sistema non liberale nel quale i diritti dei cittadini non sono tutelati. Ora, non so se sapete come se la passa la Cina, la risposta è non bene, la censura è altissima e se non volete credere a me, guardate anche solo la situazione del Covid, dove ci siamo ritrovati anche per questi motivi. Quindi vorrei marciare un attimo sul discorso dell'efficienza, perché secondo noi il problema di oggi, cioè secondo noi, secondo scrittori vari, è che questa efficienza è diventata tipo l'assioma, quella cosa che non devi mettere assolutamente in discussione della società d'oggi. Se è più efficiente, tutte le altre cose passano in secondo piano. Cos'è successo con la scuola? Ah, guarda, è efficiente perché ci permette di mantenere le stesse lezioni senza fermarci granché, anzi, praticamente non ci fermiamo zero. Allora andiamo avanti. E poi a chi è che ne fa le spese? Gli insegnanti, gli studenti e le studentesse. Ma forse dovremmo un attimo imparare come società a mettere un attimo dei freni. Ora, Soro, in questa intervista che gli è stata fatta, ha continuato dicendo, queste cose mi sono segnate su un foglietto, scusa, che se non è la persona, o meglio, faccio una piccola correzione, se non è l'individuo, direi, piccola, vabbè, se non è l'individuo al centro dell'innovazione, se non mettiamo l'individuo al centro dell'innovazione, l'umanità è destinata a una fine non felice. E essenzialmente è vero, se non volete credere a Soro, che non è il tizio sullo sgabellino con la Bibbia in mano che vi dice che la fine del mondo è vicina, è il presidente, il garante della privacy, ok? Se non volete neanche credere a lui, prendiamo per esempio il modello americano delle scuole. Non so se ce l'avete presente, ma i college o le università in America, sono l'esempio di come l'efficienza venga prima di tutto. Se voi volete provare a entrare in certi istituti, dovete avere un hobby, dovete fare volontariato, dovete essere dentro qualche team sportivo. Dovete fare così tante cose che praticamente per farle tutte venite privati di sonno o almeno di vita sociale. E tant'è che l'Adderall, cioè la droga, l'Adderall, viene definita la droga degli universitari, quella di cui si fanno gli studenti per cercare di mantenere il passo con l'efficienza. Ora non voglio andare troppo fuori tema. Galimberti dice nel suo libro I miti del nostro tempo, che avevo già citato in un altro incontro, ma cambio capitolo, parlo del capitolo Il mito della crescita, lì era più un discorso economico per carità, dice che avremmo bisogno anche di crescita zero nella nostra vita, perché la crescita zero, come quella che alla fine è successa col Covid, ci porta a riflettere sul sistema. Tra l'altro le conseguenze del Covid, ora faccio una piccola digressione, l'altro giorno guardando la TV c'erano le notizie che passavano sotto e dicevano un'azienda su tre rischia il fallimento, sei ristoratori, albergatori su 10 rischiano altrettanto fallimento, quindi le cose sono cambiate e il primo passo forse dovrebbe essere ammettere che le cose sono cambiate e cercare di ragionare insieme in questa crescita zero, tra virgolette, su quali possono essere le alternative da vagliare. Non che prendiamo una cosa e la facciamo perché già esiste e chi se ne frega poi delle conseguenze che può avere o che ha, perché se pensate che Google sia l'azienda più bella e rispettosa delle persone del mondo, siete alquanto ingenui. Non lo dico con cattiveria. C'è gente che ha tipo l'ansia perché, ah, ma come fanno ad arrivarmi queste pubblicità mirate? Non sta... Ho parlato di questa cosa e magica. Bene, succede per cose che ora non sto qui a spiegare, ma succedono perché Google, Amazon, quello che è, vivono di queste cose. Quindi, questa riflessione di Galimberti, dove poi dice che se noi prendiamo una pausa da questa crescita, tra virgolette, da questo mito della crescita, questa cosa ci potrebbe aiutare anche ad avere un senso di
meno individualista nelle persone, perché inizieremmo davvero a vedere cosa ci circonda, i problemi di ciò che ci circonda, e iniziare a considerarle un po' di più. Stesso discorso lo fa, per esempio, Onfray nel suo libro La politica del ribelle, che metto le mani avanti, non ho finito, però proprio ieri leggevo questa parte dove parla degli anziani e dice che, secondo lui, gli anziani vengono isolati negli ospizi perché disturbano l'efficienza. L'immagine che abbiamo oggi della società è quella giovane, allegra, piripipiripà, e l'anziano è un fastidio. Galimberti poi dice anche, in verità, che l'anziano lo allontaniamo perché ci ricorda la morte, ma anche potrei parlarne all'infinito. Qualsiasi cosa che disturbi l'efficienza, tipo considerare software libero con gente che deve capire come funzionano queste cose nonostante siano migliori, eccetera, è bandita al giorno d'oggi, e questa cosa non va bene. Dobbiamo un attimo iniziare a usare un po' di più la testa e a frenare un attimo su certe cose, secondo noi. Vedo che mancano tipo 30 secondi, potrei citare anche Graeber con Bullshit Jobs, ma non avrei tempo, e penso che alla fine essenzialmente il concetto sia passato. Meno efficienza e più riflessione su certe cose, perché poi le conseguenze le pagano tutti, questo è il sunto del discorso. Questa cosa è stata preparata poi, tra l'altro, in mezza giornata, scusate. E niente, penso di aver finito, grazie per avermi ascoltato. Allora, grazie a te, Marco, sei rimasto nei 21 minuti giusti, quindi perfetto a livello di timing. E come al solito, adesso c'è uno spazio per le domande eventuali delle persone che sono collegate, che le possono fare, come al solito, sempre con la chat interna, tramite il nostro gruppo Telegram, oppure togliendo il mute e intervenendo live nella conferenza. Rimango in attesa, in caso. Allora, nel frattempo ho una domanda io, anzi ne avrei due, però te ne faccio una alla volta. La prima è, voi avete parlato di studio, e quindi ero interessato a sapere che cosa avete studiato o state studiando. Questa è una bellissima domanda, in verità. Grazie, perché mi manca essenzialmente un esame. E ho smesso di frequentare appunto da Covid, perché non volevo, potete considerare la reazione esagerata, radicale, quello che volete, non volevo mettere in mano la mia sfera privata, anche se solo per un esame, a certe aziende. E quindi comunque studio lingue, quindi scienze umanistiche, spagnolo, giapponese, se proprio. Mentre l'altra persona frequentava, non so, probabilmente è qui dentro, magari può rispondere anche lei per me, Kat. Ha studiato scienze della comunicazione, che non è andata in porto, quindi siamo essenzialmente della feccia che prova a fare cose, perché non siamo laureati, almeno non ancora. Lo sarei stato se non fosse successo il Covid, ma è successo, quindi ho provato ad adattarmi appunto con... ho cercato di spiegare lungo la cosa. Ok, allora è intervenuta nel frattempo Kat nella chat, e dice: ho iniziato scienze della comunicazione di massa alla Uni MC e sì, sono qui. Buona serata a tutti, quindi ciao Kat, sei qui con noi. Ok, quindi questa era la prima domanda. E la seconda domanda era relativamente al concetto di etica e politica. Ok, quindi, aiuto, vai. Noi come Progetto 42 abbiamo la politica come off topic, però di base questo è un talk che parla di etica, la vostra associazione si chiama Etica Digitale. Quindi facciamo un attimo questa distinzione, volevo chiedertela, e poi anche spiegare questa gruppo, associazione, collettivo. Esattamente, mi pare capire che non è ancora costituito, quindi come associazione, però capire la storia del progetto e
l'eventuale futuro che vi prefigurate. Ok. Allora, per il discorso etica politica, molti filosofi si darebbero fuoco, ora mentre provo a rispondere, o mi darebbero fuoco a seconda di che filosofo stiamo parlando, però l'etica, se dobbiamo andare a trovare una definizione da dizionario semplicistica, più che semplice, è quella branca della filosofia che si occupa di ricercare ciò che è bene per l'uomo, per gli esseri umani, l'umanità. La politica, sempre definizione da dizionario, è l'arte di governare. Quindi se vogliamo di nuovo sintetizzare, diciamo che noi ci occupiamo del cosa andrebbe fatto per il bene di tutte le persone, non di, non so, il tizio con l'azienda lì, piuttosto che del povero che vive sotto un ponte. Per dire, la politica diventa poi il come attuare queste cose. E molte volte etica e politica vanno a braccetto, nelle discussioni almeno. E noi cerchiamo di rimanere apolitici, nel senso, se nel gruppo, per esempio Telegram, si parla di queste cose, si parla di politica finché è relativa all'argomento del digitale, del rispetto degli esseri umani e tutto, va bene. E quando poi si inizia a parlare del politico X solo per, allora no, non vogliamo parlare di questo, non vogliamo essere etichettati come questo, la persona al centro di tutto, come ho detto all'inizio e come ha detto anche Soro alla fine, cioè non è che, per quanto non concordi pienamente con sue certe visioni, su quello niente da dire. Non so se è stato chiaro come risposta. Chiarissimo, grazie. Direi che siamo arrivati alla fine, se non ci sono altre domande dal pubblico e dalle persone che ci stanno seguendo adesso. Lasciamo la possibilità da una parte di approfondire le cose anche tramite il nostro gruppo Telegram, al quale comunque invito a partecipare, lo trovate su Telegram cercando End Summer Camp e o Progetto 42. E quindi se le persone avranno altre domande, eventualmente approfondiamo in quella sede. E basta, direi che ti ringraziamo per aver condiviso la tua esperienza e questi pensieri sul tema. Grazie a voi.